Stop il gioco. Stop. Non hai lasciato un mi piace? Male. Lascialo. Non ti sei iscritto? Male. Iscriviti. Non ti sei disiscritto da Kendall? Male. Disiscriviti. Cosa? Oh! Calmo. Guarda, ti do i pugni pure col braccio. No, non anni bisogna mettere a posto. Comunque sia, ciao a tutti e bentornati in un nuovo fantastico video finalmente di costruzioni. Oh, che sei? Un vigile? No, oggi è un video in cui andremo a messa. Andremo a messa. La messa. Quando le campane si va a messa. Allora, oggi, bando alle ciance, dobbiamo costruire Illager contro Villager. La casa che vincerà tutti questi bigliettoni. Lo scontro infinito. Guarda chi vince, cosa vince. Tutti questi bigliettoni da 500. Non si possono prendere. Immaginavo che i ladri prendessero le cose. Va bene. Li riposo. Mani. No, ma come hai fatto? Dammi. Li mettiamo qua dentro. Sei ricco. L'ho sempre detto che è ricchissimo, ricco. Bella faccia. Ricco dentro. Allora, scegli. Ti lascio scegliere perché sei nabbo a costruire. In realtà non lo so. Scegli tu, dai. Io scelgo. Guarda, secondo me è più semplice fare la casa villager. E allora io scelgo pillager. No. Perché io voglio dimostrarti di essere il migliore. Ah, sì? Va bene. Certo. Va bene. Ok, quindi 3. Abbiamo 20 minuti. 3, 2, 1. Via! 20 minuti. Campare! Via. Ok, ma dobbiamo fare anche l'interno? Direi di sì, Più la casa sarà bella, più sarà bella, ovviamente, no? Cioè, che domanda. Ok, Paolo Bitta. Allora, facciamo così. Ok, vai. Non la capirà nessuno, però va bene. La faccia la fai di qua, no? La faccia, sì, è rivolta verso di qua. Oh, ma vai dalla tua parte, scusami. No, volevo soltanto capire, dai. Allora, vediamo. Ho preso il grigio, non so perché, mi distrai come sempre. Allora, il colore del villager. Che colore ha il villager? Ma io posso copiare anche quello che c'ho davanti? No, si può copiare. Sì, no. Perché te non lo farai, secondo me lo fai. Non tu. Si può copiare, ho detto. Ma smettila, secondo me lo fai. Ma certo che, ma certo che si può copiare quello, che domanda, Ma allora, perché mi dici che non si può copiare? Allora, il villager, la casa del... Ok, facciamo vedere... Bello. Ok. Che blocchi, eh? Ok. Ok. No, non mi puoi rubare i blocchi. No, guardavo. Allora, io cerco. Guardavo. Aspetta, una cosa. Riesco a capire che colore utilizzare. Non lo so, devi saperlo tu. Se sei un bravo costruttore, se lo saprai. Vediamo, mamma mia. E se non lo sai, sallo. Sallo. Allora, così. Poi devo fare questo così, questo così. Guarda come sta venendo perfetto. Non ci interessa niente, Kendall. Puoi stare anche zitto, Va bene. Come vuoi. Allora, d'ora in poi starò zitto. Intrattieni tu. Ok, allora, intrattengo io. C'era una volta un Kendallino. Rimpiangerai di essere nato, bella faccia. Ti demolirò con questa costruzione. C'era una volta un Kendallino che fece un pisolino. Parla. Un giorno cadde dal passeggino e si ruppe il testolino. Vedi? Che intrattenimento premium, bella faccia. Io pagherei per essere intrattenuto così da te. Ok, allora vediamo. Sì, stai facendo. Vabbè, ma l'illager è facile da fare. Anche mia nonna saprebbe. Ma se tu hai detto. Allora, prima di iniziare, hai detto il villager è più facile. L'ho detto apposta perché sapevo che avresti scelto quello più difficile, che non era. Perché il villager effettivamente è il più difficile, ok? Mi sono perso. Il villager è il più difficile, Kendall. Quindi che tipo di psicologia inversa hai utilizzato? Perché fare le sopracciglia del villager è molto difficile. È un'arte. Ma se sono dritte? Allora, fammi vedere. La bocca di questo villager. Vediamo, io cerco di farlo abbastanza simile. Io lo sto facendo identico. La bocca dell'illager è così, più o meno. Il naso, perché il naso è difficile, Kendall. Ma che stai dicendo? Non ci vuole veramente nulla. Il naso è la cosa più difficile. La cosa più semplice che puoi fare. Ok, il naso, ho sbagliato praticamente tutto. Qua mi serve uno un po' più chiaro, quindi siamo Comunque da quello che sto guardando, ti stai impegnando un sacco, sbaglio. Certo che mi sto impegnando, voglio vincere. Vuole vincere, ok, vuole vincere. Per caso tu mi hai mai visto perdere qualcosa? Sempre, io ti ho visto perdere sempre praticamente. Ma nei tuoi sogni forse, quando sogni che dici oh Kendall finalmente perde. Allora, e poi anche non ti sto neanche ascoltando. Allora, il sopracciglione, io direi di farlo di lana marrone. Poverino, non lo offendere però, il sopracciglione, scusa. Il sopracciglione, il villager. Vabbè, però è un po' un'offesa. Oh mio Dio, ma è cattivissimo che... Oh mamma, gli ho fatto... Sì, effettivamente è un po' grande questo naso, magari... Belli i colori che hai scelto. Senti, te l'ho detto che è difficile fare il villager, Sì, difficilissimo.
bellissimo. Guarda che i colori non ci sono del villager. Cosa pensi? No, no, hai ragione, hai ragione. Sì, sì. Che colore devo usare? Dai, che no, colore devo usare? Vedi, tu hai scelto, te l'ho detto, che il villager era la cosa più difficile. Ma tu mi avevi detto che questa era la cosa più difficile e quindi io l'ho fatta. Allora, non è importante il libro. Ora non è un importante. Libro, non bisogna, come che si dice? Giudicarlo, non giudicare dalla copertina. Infatti il villager non si deve giudicare dall'esterno, ma dall'interno, perché il villager è una persona buona. Sì, sì, continua a blaterare. Io nel frattempo faccio gli interni. Ma ti sa? Allora vuol dire che hai fatto uno schifo fuori. Lo giudicheranno i fan. Lo giudicheranno i fan, ok. Saranno loro a dire chi ha vinto in questa sfida di costruzioni. Allora, il testone del villager è molto... Oh, guai a te se bari, eh. Ma chi bara? Eh no, perché io ti conosco. Sono in creative, come posso barare? Non lo so, magari hai qualche comando speciale, ma qualche copia e incolla. Che copia e incolla? Ah, è vero, dai, hai paura che posso barare, Certo, perché lo fai sempre. Se quello che bara, comunque, quello che bara sei sempre te, però va bene. Io ti spedisco dentro una bara ora. Allora, Kendall, io sto facendo l'interno. Oh, mamma, sembra un maiale da qua. Anch'io sto facendo l'interno. Sto facendo l'interno, però non mi piace, devo cambiare colore. Dopo lo cambio, io direi un bel bianco, così. Sto facendo la cucina, La cucina? Perché hai tutto quello spazio tu? Perché i villager hanno anche la cucina, devono cucinare. Certo, tutto questo spazio vuol dire che te non ce l'hai? Non proprio. Mamma mia, che nabbo. Facciamo così. Ognuno di noi deve pubblicizzare l'interno della casa come se la stesse vendendo. Ok, e quindi devi va dire, bene. Benvenuto nell'area relax. Va bene. Ci sto. Okay, se vuoi perdere, va bene. No, come se vuoi perdere? Allora, il frigo. Sono curioso di vedere che cavolo hai fatto, perché secondo me hai fatto un disastro te. No, aspetta. Intanto ancora non ho fatto nulla, quindi dammi un attimo. Allora, la cucina, il microonde, addirittura il microonde. Oh, ma di cosa stiamo parlando? Beh, capirai, tecnologia che esiste da 35 anni. Ho capito, ma su Minecraft. Scusa. E quindi? Scusami tanto, Kendall. No, non ti perdono. Sto facendo un capolavoro io, Kendall. Cosa fai? Tutti quelle cose che sta sbruccando. Non guardare. Che stai facendo? Non puoi sbirciare. La zuppa sto facendo. Facciamo anche la sala letto, perché ovviamente non è che sia... sala letto. La sala letto, sì. La sala letto. La sala letto stiamo facendo. Ma fatti gli affari tuoi, scusa. La grande, sì. Ti dirò. Per lo spazio che avevo, mio Dio, io sto massimizzando tutto. C'è un villager gigante che mi sta guardando dentro casa. Per lo spazio che avevo, tanta roba. Lo giudicherò io, anzi saranno i fan a giudicarlo. Tanta roba, Kendall, ma tu che vuoi giudicare? Tanto, vuoi solo vincere, tu non hai un'idea, te lo dico io. Vedremo, allora mi serve il telecomando. Che mi manca, uno specchio potrei mettere, poi vediamo. Ah, questo ovviamente non può mancare. Certo, quello non può mica mancare. Allora, lo specchio qua, poi vediamo. Sicuramente romperà le scatole. Perché l'hai fatta? Oh mio Dio. No, vabbè, le sedie. Ma perché non ci avevo pensato prima? Se così uno mazza e può fare direttamente. No, vabbè, dai, cioè, di cosa stiamo parlando? Io non lo so di cosa stai parlando, perché stai facendo tutto tu. Mettiamo anche questo, non si sa mai, potrebbe servire. Cioè, è fantastica. Addirittura potrei fare un secondo piano e lo faccio. Che cosa ci posso mettere qua? Vediamo. Oh, idea. Ma che idee vuoi avere tu, Kendall? Già è molto se pensi, già è molto se respiri. Guarda, questo qua lo posizioniamo qui, bello pronto. Sentite come pensa, c'è tanto inutile. Ti sto ignorando. Non mi piace però così in questo. Basta, modo. Questo baccano. Allora, secondo me la parte di sopra che sto facendo adesso, Kendall, ti piacerà un sacco, eh? Cioè, perché io addirittura ho fatto un altro piano. Io l'ho fatta così bene che secondo me te la compri. Ok, dopo dobbiamo venderla, quindi. Va bene, vedrai. Dobbiamo cercare di venderla all'altro. Sicuramente, io col cavolo che compro. Vabbè. Poi ho bisogno di mettere anche. No, che io schifo, mamma mia, che ho sentito la tua saliva dentro la mia testa. No, era quella del pillager. Pillager, sì, Io sto quasi finendo, manca sì, poco. Sì, anch'io, un attimo. Giusto un attimino. Perché per vincere ovviamente. Giustino un attimino. Allora guarda, qua mettiamo. Ecco lui. Ma tu in che stile lo stai facendo? Tipo moderno? No, io. C'è uno stile che si chiama random, oppure casual, ecco, diciamo. Ok, capisco. Si può stare? No. Ma che vuoi capire? Mettiamo questo qui per forza, mi sembra giusto. Poi. Ok, io direi anche questo qua sopra ci può stare molto. Cioè, fantastica la mia Kendall. Uh-huh. Ma di cosa stiamo parlando? Però io a dirlo. Io si può dire che ho finito, Anche io si può dire. Che cavolo stai facendo? Sto sentendo qualcosa. Non ti deve importare.
Che non cavolo mi copiare. Stai facendo, Kendall? Non mi copiare. No, è vero, anch'io devo mettere la mia Lamborghini di fuori, eh. Ah, certo, ecco, ecco, vedi? Vedi, subito a copiare, no, subito a rubare no, le ma idee. Che copiare? Ma io non ho bisogno di copiare da te, scusami tanto. Lo vedo, infatti, guarda, devo mettere Lamborghini. Allora, frame, vediamo. Cornice, tanto mi copierai sicuramente. Ah, le caramelle per gli ospiti, giusto. Non possono mancare le caramelle, eh. Senti, non devi fare il lecchino, hai capito? Deve essere una casa per viverci. No, io non mi lecco i capelli indietro come te, mi dispiace, eh? Cosa? Allora, vediamo, Nintendo Switch, prendiamo queste cose, ok. Ecco qua, fantastico. Ma no, vabbè, dai. Ma cosa ho fatto? Ma cosa ho fatto? Ci sta, come? Aspetta, guarda poi, guarda cosa mi metto, eh. Addirittura, per vendere. Non so che cosa stai dicendo, bella faccia, ma non mi interessa. Ma infatti tu non hai un'idea, Kendall, dai. Allora, vediamo, guarda, per vendere, guarda cosa faccio per vendere. Guardate, ragazzi. Oh, sei un così, venditore nato. Sì, 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 amo, sono un vero venditore. Io direi che ho quasi fatto. Fammi vedere te cosa hai fatto. Ah, okay. No, non puoi sbirciare. Vabbè. No, ho sbirciato. Aspetta, io direi di prendere questo bel. Io ho finito. Anch'io. Sono finiti. Finito, sono finiti. Ok, ok, via. Allora. Pronto? Sì. Ma che cavolo? Pronto? L'uomo ha chiamato contratto. Sì, pronto? Sì, pronto. Sto vendendo una casa. Adesso non posso, sì. C'è un cliente. Agente immobiliare, per favore, mi può far vedere questa nuova casa? C'è un cliente, sì, un attimo. Perché, allora, in pratica questa casa è molto richiesta perché è nuova. In pratica ha due piani. Allora, innanzitutto iniziamo dal prezzo. Allora, il prezzo direi che questa casa vale ben 3 stack di diamanti, ok? 3 stack di diamanti. Io ne ho soltanto 2, quindi non so che cosa dire. 2 diamanti o 3 stack di diamanti? No, 2 stack. Ah, okay. Quindi se possiamo abbassare il prezzo. Allora, se paga in contanti, quindi in diamanti, ok? Sì. Quindi in diamanti netti, potremmo fare 2 stack. 2 okay? stack, ok. Due stack. Ok, fuori. E quanti blocchi quadri è questa? È molto minimal. Blocchi quadri 9x9 blochi quadri. Ok. Puoi entriamo. Entrare dentro. Allora, qui, allora, non è una casa come le altre. Non è una casa come le altre, un attimo. Certo, vedo, noto. Allora, in pratica non perché è molto. Ci sono gli scopettini. Un attimo, non è molto open space, è minimal, ok, minimale. Ok. Allora, sì. Ha tutto nello stesso, diciamo, quadrato. Come... è molto comodo, in effetti mangi e. Mangi, infatti. E non... fai quello che devi fare. Chi ha mai visto dove mangi e fai quello che devi fare? E se nessuno, si intasa... perché fa schifo. No, però... non fa schifo, è molto veloce. Cioè, nei giorni di oggi bisogna essere veloci, ok? Come le ho detto prima, che ho 2 stacchi di diamanti. No, ne ho uno. Ok, allora qui è la nostra cucina, fantastica. Un po' brutta. Cucina un po'... moderna, come si chiama? Carote ammuffite. Vabbè. Cucina moderna. Okay. E qua, in pratica, al letto. Davanti, okay. Cioè, perché può fare tutto, dormire, mangiare. Un po' piccolo sto letto, onestamente, fare... però. Vabbè, 3 piazze. Ci entro a malapena. Può entrare di sopra, grazie, può salire. Che cosa c'è e qua? E qua c'è la ciliegina sulla torta. Ah, la sala gaming con un morto. No, anche. Perché qui c'è addirittura da quanto ci si rilassa. Questo era l'ultimo coinquilino. Ah, è morto. È morto da ah, relax. Ah, bene. Okay. Allora, è incluso nel prezzo lui? Sì, può stendere. Sì, incluso nel prezzo. In pratica, può stendere i panni, può giocare a biliardo. Addirittura. Ok, adesso ne vale 10 stack di diamanti. No. Addirittura guardate al frigo bar qua per guardare tutte le serie preferite. Qua addirittura in alto. Perfetto. In alto c'ha. Ah, non avevo fatto vedere che ha questo, che in pratica a breve si rompe e le casca sopra la testa. Meraviglioso, proprio quello che cerca e in una qua casa. Addirittura al. Ah, pure la frutta che non c'entra. Il mercato, se ha fame, che può addirittura stare qua. Però questo gioco non mi piace molto. Minecraft? È appena uscito, infatti è nuovo. Non ci giocano in tanti. Ok, e quindi questa è la casa. La casa che cosa sono? Pillole? No, queste sono delle caramelle. Ah, ok. Le pillole per dormire della nonna, dai. Guardi, io le potrei offrire mezzo pronto? Stack di diamante. Pronto? Ah, la vuole un altro acquirente? Sì, 4 stack di diamante. Non lo so perché. Ok, la richiamo, è salito no, il prezzo. No, gliela dia pure a quell'altro acquirente. No, è salito. No, un attimo. No, perché... dia pure. No, ok, vediamo. Vediamo adesso, vediamo. Benvenuto in Pillagerville. Pillagerville. Aspetta, mi passi gli occhiali. Okay. E anche il costume. Sì, aspetta, tieni. Ho bisogno allora, di... Allora, nome, tanta roba e... E i piedini dove sono? I piedini non li ho. Ma come no? Aspetta, vediamo. No, non ci sono i piedini. Ah, aspetta. Per fare un vero agente immobiliare. Oh, okay, fantastico. Salve. Pillagerville. È il cellulare Nokia. Tieni, tengo.
No, scusi, io non posso avere queste schifezze. Ah, si muova oppure... Sì, 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 allora, prego, prego, prego. Qua ovviamente abbiamo la cassetta delle lettere dove i fan possono mandare delle lettere, degli segni, dei regali vari. Questo? Questa è la Vespa che è inclusa in dotazione con la casa, ovviamente, che costerà soltanto 6 Vespa, diamanti. La 6 diamanti, ci sta. 6 diamanti, sì, è un prezzo ragionevole, devo dire. In una zona molto in, tra l'altro, silenziosa. Sì, devo dire, ma non mi piace... I vicini, non so, la casa sto... un po', non so. No, non credo. Onestamente è molto molto più bella di quella lì, che è una molto bella, è molto bella. Prego, sì. Prego, mi segua. Posso entrare? Pure, permesso? Pure. Facciamo un bel tour della casa. Allora, okay. È molto accessoriata, ovviamente, sì? Tutto quanto ciò che le serve. C'è un letto, come può vedere, comodo, moderno. Che cavolo è sto coso? È per farsi la doccia, per non bagnare il pavimento, vedi? Oh, oh, porca miseria. Molto ma comodo anche questo. Ok, sì. No, no, funziona, è che la bolletta non l'abbiamo ancora pagata. Ok. Pronto? Sì? Pronto? Ah, era la Telecom, hanno detto che hanno appena attivato la fibra più potente che c'è. Ah, ok, ma questa televisione sospesa da due mobili. Ah, non è sospesa da due mobili, è multiuso perché qua ci puoi mettere le tue mutande e qua intanto ti guardi la TV. E nel centro? Nel centro invece ci puoi fare palestra, ti sollevi tra i due mobili, vedi? Ok, sì, molto bello. Geniale. Le luci di Natale, così non bisogna togliere. Per creare atmosfera, ovviamente, e perché ci sta. Qua c'è il separé, così non ti posso vedere mentre parli. Ah, ok, sì, mi sembra giusto. E puoi sedere, puoi fare... Oh, che schifo, l'ho sentita! No, non sono stato io. Ah, e di è qua? È stato lui. Il bidone. E qua c'è tutta quanta una cucina ipermoderna, super accessoriata, con del bacon già pronto che può assaggiare se vuole, prego. Sì, prego. Ma è troppo elegante, io la volevo più... Non so, è troppo fatta bene, cioè... Se vuole la possiamo distruggere. No, guardi. No, no, era bella! Ora è fatta peggio, guardi. No, vuole? Allora, va bene, ora, devo dire... Allora, guarda, l'esterno, io sono sincero, l'esterno hai vinto, decisamente. Palesemente, il tuo sempre. Ma tutti. L'interno, t'ho strazzato, strazzatella. Saranno i fan a decidere quale casa vorreste comprare, ragazzi. Ragazzi, quale casa vorreste comprare? E perché proprio quella di bella faccia? Perché proprio quella di bella faccia? Vieni, sali sulla motoretta. Motoretta, non si può salire. Ma perché fa così la tua testa? Oh, allora me ne vado. Ciao. I soldi, è vero, sono miei! Quali soldi? I soldi! Ciao! I soldi! No, i soldi! No! Vieni qui, maledetto! Vieni qui, maledetto! Sei un venditore schifoso! Ragazzi, fateci sapere qual è la casa migliore e cosa dovremmo costruire in un prossimo episodio. E scrivete che Kendall puzza, per favore. Ciao!